Oh, c'è c'è un po' di C'è un pioggerellina, pioggio oggi. c'è un pioggio, C'è un c'è un po' pioggio. di pioggerellina, ma noi oggi siamo a Monza perché siamo venuti ad assaggiare, a scoprire, ad assaggiare il piatto preferito di Filippo Maria Fanti. Chi? Ah, Che grano. si chiama in realtà Filippo Maria Fanti. Pensa a te. Pensa a te. Eccoci. Eccoci. Siamo arrivati, siamo in Largo Mazzini dove parte il nostro tour. Sì, dove inizia anche Via Italia, che è la via del centro di Monza. E siamo davanti al Palazzo della Rinascente. Bel palazzo rinascimentale, bello bello. Sì, un palazzo del 1800 costruito sul vecchio castello Visconteo che poi è stato acquistato da Frette, quello dei tessuti, che l'ha finito. Frette, quello che fa accappatoi, asciugamani, lenzuola, che l'ha finito e oggi invece è la sede della Rinascente. E Bello. Rinascente ha deciso di tenere L'aquila con le ali spiegate, che sembrerebbe il simbolo della Lazio, ma non lo è il simbolo di Frette in realtà. Proseguiamo verso il centro, ti porto a vedere la casa dei nani. Dei nani, la casa dei nani, andiamo. No. Sai dove ti porto a fare colazione? Sì, lo so, però dillo tu ai nostri Lo amici. dico io. Andiamo alla pasticceria Bona, che è una delle pasticcerie che ha l'autorizzazione per fare il dolce tipico monzese, dopo diciamo bene altro, che è qui dietro in Che centro. si chiama? Pasticceria Bona, l'ho detto. Ah, il dolce. Ah, il dolce è il pan tramvai. Siamo arrivati a due passi dalla Rinascente, sembrava che abbia fatto chissà quanta Abbiamo fatto strada. 10 metri. Quanto? Che cos'è? Questa che sto riprendendo è la casa dei nani, dicono a Oh, Monza. che è una leggenda, anche a Monza pochi la conoscono, eh. È veramente piccolissima, Sì. con E questa porticina e queste finestre. sembra che ci sia questa leggenda che ci vivevano dentro i nani, ma in realtà non è vero, ovviamente. È tipo un panettone dentro alle Lo noci, stai mettendo sopra? la crema chantilly che ci hanno regalato. Davvero? Soffice, è delicato, anche il sapore è buono, molto buono. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Sai perché si chiama pan tramvai? Dimmi, dimmi. Perché il tramvai era la linea ferrata che collegava Monza con Milano. Siccome il viaggio era lungo perché andava lento, quando la gente andava a fare il biglietto, se non c'era la moneta gli davano il pan tramvai, pane con le uvette, come resto. Uno se lo portava, per il viaggio lungo, però era diventata usanza darlo come resto Bella questa quando cosa. mancava la moneta. All'epoca prendevano il tram solo per avere il pan tramvai. Immagino. Prendi la monetina, no, no, così mi danno il resto. Buonissimo, grazie, io ve lo consiglio. Veramente è un dolce da assaggiare. Vieni di qua che questo è il mio profilo migliore. Perché tu hai un profilo migliore? Pensa il peggiore. Ragazzi, siamo fuori dalla pasticceria Bona, abbiamo appena finito di fare colazione. Buonissima. Caspita. Pan tramvai. Chiara, Chiara. la responsabile, è una ragazza fantastica, Sì. simpaticissima, Sì. educatissima. Veniteci Si a mangia Monza, bene. venite veramente ad assaggiare il pan tramvai. Si merita, ragazzi. Da 2004 dolce ufficiale della città. Ci incamminiamo? Andiamo. Dove? Andiamo Piazza Trento e Trieste, che è qua dietro. Andiamo. Andiamo. Questa è Piazza Trento e Trieste. Questo è il monumento ai caduti fatto tra la prima e la seconda guerra mondiale. E la cosa bella è che quando l'hanno riqualificato, siccome una volta c'era il mercato,
a terra, adesso magari andiamo a cercarla, ci sono delle formelle con i simboli dei mercanti di una volta. Andiamo a cercarle, vediamo un po'. Siamo le formelle. Eh sì, c'erano le formelle. E siamo davanti al Duomo. Dritto di là si va al Duomo, quindi siamo proprio in centro, c'è l'Arengario e il Duomo. Allora, queste formelle, ce ne sono altre in giro, sono i simboli dei mercanti di una volta, perché qui facevano il mercato, no? Che poi si è spostato sotto l'Arengario. E hanno recuperato tutti i simboli e li hanno messi a ricordo del mercato. Ci sono anche dei numeri, però non saprei dire a cosa corrispondano. Allora, la colazione l'abbiamo fatta. Buonissima. Buonissima. Però non abbiamo ancora detto, cioè abbiamo detto perché siamo a Monza. Però se uno andasse a cercare su internet vedrebbe che Hirama in realtà è nato a Carrara. Già. E direbbe, ma sti due storditi, no, invece sono che andrà a sbagliato strada, sono nati a Monza. Ma perché? Perché in realtà Hirama è cresciuto a Monza. Tanto che la città di Monza, quando lui ha vinto Amici, bravo, nel 2017, ha organizzato degli eventi, sì, anche. E quindi noi abbiamo deciso che era più logico venire a farlo a Monza. Sì, dove ha passato la sua infanzia e dove è cresciuto. Mi sembra chiaro. Ciao. Ma vogliamo anche già dire cosa andiamo a mangiare? Sì, sì, sì. Allora, solo il piatto preferito di Hirama, secondo vatpat.it, sì, sono i fiori di zucca. Che sono buonissimi. Bravissimo, in qualunque modo. Sì. E quindi noi tra un po' andremo all'Osteria del Cavolo a mangiare i fiori di zucca e tanto altro. Fra poco, immagino. Fra poco, sì, ormai manca poco. Ah, ecco. Andiamo? Sei bellissimo con quell'ombrello. Vero? Sì. Oh, eccoci. Bello. Sì, siamo in Piazza Roma, a lato dell'Arengario. Questo è l'Arengario di Monza. Sì. È uno dei palazzi storici più importanti di Monza, tra l'altro vedi, in quel piano alto si svolgeva l'attività politica della città, adesso invece c'è la pretura. Questo qui invece è il sotto dell'Arengario. Bravissimo. Dove facevano il mercato. Il mercato, giusto? Bravo, che una volta era, come abbiamo visto prima, in Piazza Trento e Trieste. E poi è stato spostato qui, questa era la zona del mercato, un loggiato di 30 metri per 12. Che ospitava il mercato. E poi una cosa carina, sul lato sud, adesso ti porto a vederlo, c'è un piccolo balconcino che in dialetto è chiamato El Parlera, perché lì sopra ci andavano quelli del comune a leggere i decreti al popolo. Si affacciavano e leggevano i decreti. El Parlera. Il Parlera. Quello lì è il Parlera. Fungo. Che è qui sopra. Lei è il Parlera. Guardalo lì, il Parlera. C'è lì il Parlera. Lei che schia il Parlera, va che c'è anche il leggio. Poi nel 1800 volevano buttarlo giù. Come tanto per cambiare, vabbè. In Italia siamo riusciti a smantellare il Colosseo, perciò. Bravissimo. Non mi stupisco più di niente. Vedi, questa qui è la torre che è stata aggiunta dopo, che è alta una quarantina di metri, e quello in mezzo è l'orologio che è stato messo nel 1347 ed è il terzo orologio a ruota messo in Italia, dopo quello di Milano e di Padova. Quindi Monza comunque ha anche il suo primato, ed è quello lì nel mezzo della torre. Molto bello. Sì. Raccontiamo cosa abbiamo preso di primo. Io di primo ho preso dei fantastici garganelli a cinghiale. Gargamella coi puffi. No. Io per rimanere in tema ho preso i ravioli di zucca, con ripieno di zucca, perché il fiore di zucca che noi mangeremo oggi è il fiore della zucchina e anche della zucca. Quindi voglio fare un pranzo tutto a tema. Ravioli con ripieno di zucca. Penso burro e salvia, da quello che capisco. Burro e salvia, sì. C'è anche la zucca. C'è la zucca. Quindi il piatto è presentato molto bene, eh.
cottura del raviolo è come piace a me un po' al dente, ma è impressionante il ripieno di zucca, che quando ti si apre in bocca sembra di mangiare veramente un dolce. Ma la zucca ha questa particolarità. Sì, che però fa contrasto ovviamente col condimento del raviolo, quindi molto 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 buoni. Mi piace il pranzo a tema di oggi, perché tra l'altro anch'io amo i fiori di zucca e la zucca, quindi... Quello è il cinghiale? Quella è la crosta di cinghiale? Veramente, veramente speciali. Fia, assaggiali anche tu perché meritano. Ok. Sono meravigliosi. Vedi, a me la cottura della pasta così piace un sacco. Anche a me al dente piace. Ma tu lo sapevi che esiste il maschio e la femmina del fiore di zucca? Io non lo sapevo, pensavo scherzassero quando l'ho letto. Invece è vero. Si distinguono per il pistillo. Il maschio c'ha il pistillo più lungo della femmina, però è sempre un pistillo. In cucina vengono utilizzati entrambi, ma si predilige il maschio. Non vi saprei spiegare il motivo, magari dopo lo chiediamo. Beh, sarà perché il pistillo, forse avendo il polline, più saporito. Credo, non lo so. Sicuramente pulito. Se qualcuno lo sa, scriva sotto in descrizione. Infatti, se lo sapete, mettetecelo nei commenti, così lo scopriamo anche noi. Il nostro piatto di oggi: fiori di zucca in pastella ripieni. Ci facciamo anche spiegare, perché io non me lo ricordo, sono tre ripieni diversi. Mirea, giusto? Ti posso chiedere gentilmente se ci spieghi, perché prima ci diceva che sono tre ripieni diversi. Sono due ripieni. Due ripieni, due ripieni, okay. Esatto. C'è quello con mozzarella e acciughe. Ok. E poi un altro con ricotta e verdure. Perfetto. C'è da scoprire quali sono cosa. Scopriamo noi. Esatto. Va bene, grazie mille. Grazie. Questo è quello con ripieno diverso, perché questi sono uguali. Perché tu li riconosci impastellati, complimenti. Perché si vede, dai. Dopo adesso li apriamo e vediamo. E invece tu hai? Io ho preso il coniglio, ragazzi, con un tortino, non so di cosa. Vabbè, questa mi sembra una descrizione. Sai che dovrei darmene uno, vero? Certo. Sì, certo, se fai come i ravioli. Devi assaggiare. Me lo sono dimenticato di dartelo, dai. Piatto principe di oggi. Partiamo con l'assaggio. Io andrei con l'assaggio. Assolutamente. Senza più indugi. Scopro. No, mangia, prendi in mano il morsico. Dobbiamo capire qual è l'interno, perché sono diversi. Ma chi? L'avresti scoperto mangiando. Qual è mozzarella? Questa è mozzarella. Non li avevo mai mangiati. Ripieni, li ho sempre mangiati in pastella, ripieno mi mancava e devo dire che assolutamente merita. Pastella fatta con l'acqua e non con la birra. Con l'acqua e non con la birra, sì, ci ha spiegato. Complimenti. È buonissimo, ma non capisco cosa c'è dentro. C'è sicuramente la mozzarella, perché è uscita, guarda, fa vedere, avvicinati. Non è più ricotta che mozzarella. È buonissimo. Basta, questo è tutto quello che ci dici sul fiore di zucca? No, è buonissimo, è veramente buonissimo. Lo so. Morbidissimo, succoso. Sì. Ma assaggialo, a sentire, vieni qua. Una bella forchetta come dico io. Ottima scelta. C'è ancora la cena street food. E dopo diciamo anche cosa andiamo ad assaggiare stasera. Stasera particolarissima la cena. Intanto io direi, mentre aspettiamo di vedere la serata, se non l'avete fatto ancora lasciate un like al video, per noi ovviamente è importantissimo questo vostro gesto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella così ogni volta che esce un nostro nuovo video sarete avvisati. E commentate, perché anche il commento è importante. Se volete scriverci, sarei curioso di sapere qual era il piatto preferito di Elvis, di Tina Turner. Turner, di Madonna. Noi lo cerchiamo e lo andiamo anche a mangiare. Poi siamo contenti di leggervi, ragazzi, la verità è quella.
sapere cosa ne pensate è bello. That I want your body, looking at you, you saw me, everyone around you. Il pranzo è andato bene? Sì, si è mangiato bene. Grazie Mirea che ci hai servito col sorriso, ragazza simpaticissima. Adesso ti porto a vedere la chiesa di San Maurizio. Bene. Ex chiesa Santa Margherita, dove la leggenda vuole che sia stata investita la monaca di Monza. Cioè, senso che l'hanno schiacciata con la macchina? Schiacciata con la macchina ed è rimasta lì davanti, poverino. No, investita nel Monza autodromo, investita. Cioè. E finalmente siamo al famosissimo Ponte dei Leoni. Buongiorno a tutti, in onda su Rai 2. Cos'è? Eccoci finalmente. Hai ragione. Bro, il Ponte dei Leoni! Bravo! Alle spalle abbiamo la Rengaria e siamo arrivati sul Ponte dei Leoni, che è famosissimo a Monza, il Ponte dei Leoni. E in realtà, pensa, voleva essere, diciamola così, un accesso monumentale ideale dall'Austria alla città, fatto dalla famiglia degli Asburgo, austriaci, quando hanno ripreso nel 1800 la città. Quindi il ponte è del 1838-40. Sì. Costruito su un ponte precedente, hanno fatto questo ingresso bro monumentale, cioè lo vedi com'è monumentale? Enorme, lo faccio io il ponte! Bravo! E ci metto anche i leoni, e ci ha messo i leoni che dormivano. Un braccino questi austriaci, guarda che... cioè... ciao austriaci! però è in realtà un ponte famosissimo. Tanto non abbiamo fondo per questi austriaci, infatti, quando li avremo, rifaremo la puntata a Monza. E collega, come notavi tu prima, via Vittorio Emanuele, con via Vittorio Emanuele II. È vero, è vero. Il padre e figlio, occhio alla macchina. Ma qui una volta non c'era anche il Lambro? Sì, se lo sono portati via gli austriaci quando se ne sono andati. Cioè, hanno fatto questo monumentale ponte. Sì, hanno detto vi lasciamo il ponte ma ci portiamo il Lambro. Ma non c'è un goccio d'acqua. Andiamo? A prendere la pioggia. No. Andiamo al Duomo. Andiamo, va. Vieni. Tu hai l'ombrello, io no. Lo so, infatti chi ci vede si chiederà, va che cattivo Vitto. Vabbè, che non hai un ombrello, hai un francobollo. Che non tiene Mickey, ma in realtà prima ci ho provato a tenerlo, ma ho toccato dentro la sua testa con l'ombrello e l'ho lavato. Peggio che la pioggia, allora ho deciso che io sto sotto l'ombrello e lui usa il cappuccio, ecco. E siamo in Piazza Duomo, sì. Che anche con la pioggia ha il suo fascino. Assolutamente. Vero. E tra l'altro a questa piazza è legata praticamente tutta la storia di Monza, perché la leggenda narra che la regina Teodolinda, quindi parliamo del periodo dei Longobardi, si fosse addormentata lungo il Lambro. E a un certo punto gli è apparsa in sogno una colomba che gli ha indicato questo posto dicendogli modo. Cioè, devi costruire qui, per il volere di Dio, una cappella. E lei ha risposto Etiam. Che in latino vuol dire certamente. Che vuol dire certamente. Ah. Infatti il nome originario di Monza era Modo Etiam. Ah. Capito? Che poi è diventato Monza. Questo Duomo che vediamo noi oggi in realtà è il risultato di una costruzione successiva del XIV secolo, di quella cappella originale del 595 non è rimasto niente praticamente, ma soprattutto il vero tesoro noi ce l'abbiamo all'interno. La so, c'è dentro la corona ferrea. Bravissimo, dentro il Duomo di Monza è conservata la corona ferrea, che è un gioiello bizantino conosciuto in tutto il mondo perché è la corona con cui venivano incoronati per un millennio, sono stati incoronati tutti i re d'Italia e tutti gli imperatori del Sacro Romano Impero, quindi l'hanno avuta anche per dire Napoleone, Carlo Magno. È praticamente venerata come una reliquia perché la leggenda vuole che, oltre ovviamente alle pietre preziose che la ornano, ci sia al suo interno una parte del ferro di un chiodo della croce di Gesù. Che sia vero o che non sia vero, però la leggenda è questa ed è una leggenda che ci portiamo dietro veramente veramente da mille anni e passa. Vabbè, la piazza, dai. Guarda. No. Tu sai, ragazzi, che cioè, questa piazza sì, ma in realtà è una via. È una piazza rettangolare. È una via.
Questa è la chiesa di San Maurizio, non dove penso state, si possa entrare. Dove è stata investita la monaca di Monza. La monaca di Monza, pare. Non ci sono testimonianze storiche, è una leggenda che si tramanda, però tra l'altro Monza gode anche della fama grazie anche ai Promessi Sposi, perché parte dei Promessi Sposi si svolge qui. Bro, ma vuoi prendere la bicicletta? Bah, è qui vicino, però... Oh! La bersagliera! Salgo la bersagliera! Ci stiamo avvicinando all'entrata principale e tra un po' ci si aprirà davanti l'immensità della Villa Reale. Eccoci! Wow! Piccola, Bene. E adesso ti racconto un gossip. In via Cesare Battisti qua dietro, sì, pare vivesse una certa Eugenia, che era era considerata la terza ragazza più bella d'Europa. Come facevano a saperlo? Non lo so. Se facevano Miss Europa... Però noi lo diamo per buono, perché Umberto I, che ha ricevuto questa Villa Reale in dono dal padre, Vittorio Emanuele II, pare che fosse amante di questa Eugenia, sì, e che abbia fatto la Villa Reale la sua residenza principale per poter vedere Eugenia. Poi si è sposato Margherita e Eugenia era una delle damigelle di Margherita, tra l'altro. Parliamone. Pensa che intrallazio. Mi dissocio per le querele che arriveranno al mio socio, dalla famiglia Savoia. Famiglia Savoia, per questa illazione che Ditto ha fatto su Umberto. La villa, come ti dicevo prima, è stata costruita nel 1777 dagli Asburgo, dagli austriaci, solo come palazzo ducale in realtà. Però ha fatto una cosa importante. Porca vacca, mica solo come Ponte dei Leoni. Bravo. Quando è arrivato Napoleone voleva buttarla giù e invece suo figlioccio ci ha fatto il parco, uno dei parchi urbani più grandi d'Europa. Questo veramente mi spiazza, che sia stato il primo edificio del mondo in cui ci sia stata la luce elettrica, guarda, cioè è una roba... l'interruttore, sì, cioè è un Guinness mica male. È il primo edificio al mondo con la luce elettrica e con il riscaldamento centralizzato, parliamone. Eccoci, è veramente grandissimo, a perdita d'occhio il parco di Monza, che bello che è. È un enorme giardino all'inglese. Torniamo a parlare un attimo di Irama. Irama, sì. Tu lo sapevi che Irama è l'anagramma, cioè il nome d'arte Irama, è l'anagramma del suo nome vero, del suo secondo nome, Maria, e che tra l'altro Irama lo ha scelto come nome perché in malese vuol dire ritmo. Già. Lo sapevi? L'avevamo letto, sì, lo sapevo. lo confesso che lo sapevo. E tra l'altro, prima di vincere Amici e quindi di arrivare al successo del grande pubblico, in realtà Irama aveva già un'attività musicale avviata. Sì, non era uno sconosciuto. Non era uno qualunque, aveva già pubblicato un disco con la Warner, aveva già fatto Sanremo Giovani. Sì. Aveva già provato a partecipare ad Amici nel 2015, ma non era entrato, quindi no, al grande pubblico ci è arrivato dopo. Lui ha vinto quello del 2017. 2017, giusto? Yes. E diciamo che non è che è arrivato ad Amici da sconosciuto, dal nulla. Era già. Certo. Vieni con me, così se mi attaccano facciamo la ripresa. Sì. Ok. Non se mi attaccano mi difendi. Okay. Eccole, ci hanno già avvistato e stanno. E si stanno lamentando. Tra l'altro, scusa, le bianche sono le oche e i grigi sono gli occhi. Ci eravamo lasciati che è arrivato al successo con la vittoria dei Amici nel 2017. Da lì in poi la sua carriera l'abbiamo un po' seguita tutti in Italia, no? Quindi. È stato tre volte a Sanremo Big, tante collaborazioni, ma la cosa interessante secondo me è che
sai che Irama ha sempre un orecchino con la piuma addosso, sì, perché lui in realtà è un collezionista di piume e lui stesso ha dichiarato che si sente a disagio quando non ha l'orecchino a piuma all'orecchio. Tu a disagio? Si sente proprio a disagio, tanto che uno dei suoi dischi si chiamava Plume, quindi piume. Come si chiamava? Plume, da questa sua passione. E mentre tu riprendi le paperelle, io intanto Irama lo saluterei. Ciao Irama. Se passi dal nostro canale, lascia un like, scrivici un commento e iscriviti al canale. Abbiamo due soluzioni adesso. Prendere un taxi. No, che è quella di uscire dal parco, che è qui a mezz'ora, c'è l'uscita del parco, e fare tutta la città normale. Oppure fare due ore di parco al buio, perché adesso sta facendo già buio e stiamo all'imbrunire. Però tagliando. Però se poi ci chiudono il parco, veramente rimaniamo dentro. Abbiamo due ore per fare un percorso che si fa in tre. Va bene. Vi faremo sapere. Oh, se dormiamo qua faremo il reportage della notte al parco di Monza. Dobbiamo fare. Ce l'hai un accendino? No. Dobbiamo fare due scogliattoli fuori la griglia, se no. Oh, vabbè. Hai ragione. Allora, stiamo chiamando la polizia municipale per capire che ora chiude il parco e regolarci. Gentilissima. Caso sono già allertati, ci vengono ad aprire. Noi irriducibili abbiamo deciso di farlo, almeno un pezzo di farlo. Siamo completamente al buio. Adesso ci giriamo e vi facciamo vedere cosa si vede. Cosa non si vede. Cosa... Ecco, questo è quello che abbiamo davanti. La strada che stiamo percorrendo noi adesso all'interno, al buio più totale, costeggia la strada esterna, quindi il fatto di sentire il rumore delle macchine è un po' rassicurante. È rassicurante, alla peggio scavalchi il muro, voglio dire. E poi là in fondo però, si aspetta, vedono... scusami, tu mi scavalchi un muro di 5 metri? Mi faccio lanciare di là da te e poi ti vengo a prendere domani mattina. Io però non vedo veramente niente, cioè banalmente se ci fosse un legno per terra ci ammazzeremmo, quindi uno dei due deve illuminare davanti. Aspetta, io illumino davanti, oh, ma bravo, non si vede niente lo stesso. Oddio, ho visto un'ombra. No, aiuto, dove siamo? Corri, corri! Allora, stiamo arrivando verso Chef Lab. Chef Lab è questo laboratorio, possiamo dire così, questo locale, sì, dove assaggeremo la pitta. Allora, siamo arrivati, siamo davanti a Chef Lab. Il posto è piccolissimo ma molto carino, ma promette molto bene, quindi noi vogliamo provare questa cosa particolare qui in centro a Monza, sotto questa piggerilia che sembra di stare a Londra da tutto il giorno. E entriamo. Cosa bevi? Un rosso di Montepulciano. Simone ci ha consigliato questo vino bio e devo dire che ci ha azzeccato. È veramente un buon vino. Allora, io invece stasera berrò un bianco oligominerale, San Benedetto, che mi ha consigliato Simone. E siccome di acqua non ne ho presa molta oggi. Allora, Napoli, polpette di Monza al sugo con friarielli, la Dispoli con carciofi alla Giudea, fonduta di cacio e pepe e guanciale. Sei contento? Che goduria! Oh, ma che bei morsi! Wow, è buonissimo! I friarielli, cucinati alla perfezione. Le polpette sembrano quelle della nonna, a sugo buonissime, scusa che devo assaggiare, non ho capito bene. Belle genuine? Tu con la scusa non ho capito bene, intanto due morsi no, hai fatto fuori. Ah, qualcosa mi era sfuggito. Anche meno, se vuoi.
Si sentono subito i carciofi, cucinati alla perfezione. Il formaggio si sente delicato, non è ingombrante. E anche il pane, che è un bello importante, in realtà è molto soffice, non è difficile da mordere. Bravo Simone. I friarielli, che spettacolo. I friarielli sono veramente uno spettacolo. Ah, ragazzi. Da piangere per quanto è buono. Sei commosso. È più delicato. Però di che cosa stiamo parlando? Cioè, è buonissimo. Eh sì. Io direi che abbiamo fatto un'ottima scelta per la cena, quindi sì, andrei avanti a mangiare. Cotoletta alla milanese, rucola, pomodorini, e la particolarità è che c'è la maionese al passion fruit. Io voglio assaggiare questa maionese al passion fruit in purezza. Perché io invece sono figlio di nessuno, no? No, vabbè, però, cioè, tocca a me assaggiare, tu ti accentri. Wow, dolcissima. Ma è solo maionese e passion fruit, c'è anche del formaggio dentro? C'è anche un pochino di grano. Ah, ecco. Che palato fino, eh? Ricordiamo questa cosa. Sì. Noi abbiamo l'assaggio della cotoletta alla milanese a Tortona. Sì, che... piatto preferito di Cattelan. Giusto. Andate a vedervi la puntata, vi mettiamo magari il link in descrizione. E adesso l'assaggiamo, particolarità, dentro la pinta. Sì. Proprio non hai pietà per questo panino. Wow, non pensavo, è un po' un classico. Mi aspettavo i soliti gusti in bocca, e invece no. Parto di qua che mi sembra più gonzo, più gonzo, non lo sentivo da anni. Cioè, non ha torto, è veramente il segreto, la maionese. La maionese fa la differenza, tutta la vita. The Chef Lab. Lui prende i piatti della cucina tradizionale italiana e li mette nel panino. Nella pitta. Se venite a Monza non potete non assaggiare le pitte di Simone, perché sono spettacolari. Meraviglioso. E direi che noi ci incamminiamo alla macchina. Andiamo. Allora, Monza, 31.801 passi, la bellezza di 25,9 km. Consumate 1.695 calorie. Allora quello che abbiamo mangiato l'abbiamo buttato via alla stragrande. Cioè, io torno a casa e mangio. Bro, siamo arrivati. Lo so. Dai, fuori. Non sono comodo. Dai, scendi. Ce la faccio. Devi andare a casa. No, non ce la faccio. Dai che ce la fai. No, non ce la voglio fare. Ce la puoi fare. Non ce la voglio fare. Dammi la mano, dai. Piacere, Vito. No, muoviti, dai. No, dai, aspetta. Dai, muoviti. La spalla, il braccio, la gamba. Oh, stanco? No, in realtà è stata una giornata molto bella. Ti sei divertito? Impegnativa, però bella. Sì, abbiamo mangiato benissimo. Sì, 30 chilometri. 30 chilometri a piedi fatti, più un viaggio in macchina comodissimo. E adesso io nanna. Direi nanna. Lasciate il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, le solite cose. Commentate sotto e ci vediamo alla prossima. Ci divertiamo alla prossima puntata insieme. Sì. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Notte. Bye.